Credo che sia molto chiaro il valore di riqualificare da un punto di vista strutturale, energetico, quelli che sono gli edifici dedicati agli studenti universitari. Le nostre quattro università hanno subito in misura diversa, ovviamente, nel caso di Camerino, di Macerata, il sisma in maniera molto duro, ma è importante che ci sia un segnale di investimento su tutto il sistema universitario. Con i 3 milioni e mezzo per Camerino, i 2 di Macerata, 1 milione e mezzo per Ancona, 1 milione e 2 per Urbino, si dà forza a questo progetto che è ERDIS, gestore del sistema di diritto allo studio in tutte le Marche, mettendo risorse che qualificano gli spazi e le strutture. Le rendono più sicure, le rendono più efficienti e danno quindi ancora più forza allo studente che saprà di entrare in una struttura adeguata e potrà esercitare il proprio diritto allo studio in spazi qualificati. Sono fondi che riguardano il rilancio dopo il terremoto, vanno usati in prevalenza nelle aree, diciamo, del cratere, e questo, per esempio, degli 8 milioni e circa 5 milioni e mezzo vanno nella parte più interessata, però noi vogliamo dare un messaggio su tutta la regione, perché è l'immagine stessa della regione che deve essere rilanciata attraverso questi fondi. Un quadro strategico che ha visto le quattro università collaborare fortemente nel piano, ad esempio, di rilancio dell'intero sistema e che in termini, diciamo, di struttura che riguarda, in caso ERDIS, unica in tutte le Marche, risponde ai bisogni più in generale, con un'attenzione diversa ovviamente alle aree più colpite.